Pescara batte Spezia 2-0 e si riaffaccia nelle zone altissime della classifica. Partita equilibrata all'inizio, con Bruno davanti la difesa il Pescara sembra molto equilibrato a sua volta. Il cross arriva dalla destra, è il cross di Marras. Memushai fa la sponda al 16esimo sul secondo palo, è appostato Leo Mancuso che firma il gol numero 17 in stagione. Il Pescara soffre un po' il possesso palla dello Spezia, ma non concede praticamente nulla dalle parti del portiere Fiorillo. Arriva il giallo per Da Cruz, sarà un cartellino giallo molto pesante, come nella ripresa è pesante il giallo sventolato dal direttore di gara Marinelli di Tivoli a Marras, che era diffidato e salterà la trasferta di Cittadella. Il Pescara inizia benissimo la ripresa, molto meglio rispetto ai primi 45 minuti, una grande ripartenza di Campagnaro applaudita da tutto lo stadio, frutta un corner sul punto di battuta, va Memushai, inserimento vincente di Crecco, Pescara 2, Spezia 0. Partita sostanzialmente chiusa, perché qualche minuto più tardi arriva il secondo giallo e l'espulsione per Da Cruz, nel mezzo un grandissimo intervento di Vincenzo Fiorillo sul colpo di testa a botta sicura del neo entrato Okereke, disinnescato in maniera clamorosa da Vincenzo Fiorillo. Nel finale tanti cambi da una parte e dall'altra, Spezia sbilanciato a cercare il gol che potrebbe riaprire la contesa, il Pescara in ripartenza, è davvero bello a vedersi. Marras, Monachello, soprattutto Memushai costruiscono tantissimo. Marras calcio alto con il sinistro, Monachello sempre con il sinistro a giro, sfiora il palo e poi impegna severamente l'estremo difensore ospite sul finire. Altro colpo di testa di Okereke, altra grande parata di Fiorillo, il tutto sotto lo sguardo di Galeone, applaudito dal pubblico dello stadio Adriatico. Pescara batte Spezia 2-0.